Ciao a tutte e a tutti, sono Andrea Padovani, coordinatore regionale dei Giovani Comunisti e studente universitario in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali all'Università della Valle d'Aosta. Chi mi conosce sa che mi sono sempre impegnato nelle battaglie per la difesa della scuola pubblica in Valle d'Aosta e per la difesa dell'ambiente nel referendum contro il pirogassificatore. Perché mi sono impegnato in questa campagna elettorale? Perché voglio portare in consiglio regionale tutte le tematiche che riguardano noi giovani e quindi la lotta alla precarietà, perché non è possibile per un giovane farsi un futuro e una famiglia con un contratto che dura soltanto pochi mesi e che non ti permette di acquistare una casa, quindi di fare un mutuo, non ti permette di acquistare una macchina e quindi non ti permette di avere tutti quei mezzi che ti consentono di farti una famiglia. Mi sono impegnato anche perché voglio che la discussione sull'università verta sui contenuti di questa università e non sui contenitori, sul cemento e sugli appalti o i favori fatti agli amici degli amici da parte di qualcuno. Voglio portare in consiglio regionale il tema del reddito di cittadinanza, che è una quota di denaro, sono circa 850 euro, più una serie di agevolazioni per chi ne usufruirà. Agevolazioni sull'acquisto o sull'affitto della casa, agevolazioni per l'accesso alla cultura, quindi ai libri, ai cinema, ai musei, allo sport, agevolazioni sul trasporto, sull'acquisto dei biglietti. E questo è uno delle grandi risoluzioni alla povertà sempre più crescente anche nella nostra valle e a quella pratica di, non di cattiva politica, si parla di cattiva politica di solito, ma di pessima politica, che è il voto di scambio e il voto clientelare. Infatti, una volta ottenuto questo risultato, nessuno avrà più la voglia o avrà più la necessità di scambiare il proprio voto con un posto di lavoro o con una casa o comunque con un favore. Dobbiamo rifare questa ferrovia, dobbiamo fare l'elettrificazione e il raddoppio selettivo. Due cambi, uno a Chivasso e uno a Ivrea, per chi è un pendolare universitario non sono sostenibili, non si può fare Aosta-Torino in 2 ore e mezza. Per tutti questi temi e perché penso che questo sistema oppressivo e al quale c'è un uomo solo al comando e tutti gli altri che obbediscono non sia più sostenibile e le valdostane e i valdostani siano stufi di questo sistema e di chi lo rappresenta. Per tutti questi motivi vi invito a votare la nostra lista e se vorrete a mettere una preferenza scrivendo Andrea Padovani o il numero 17.